Siamo con Giuseppe Saiocco, neo eletto sindaco della città di Aversa. Ecco, la prima domanda che vorrei porgerle è questa: è possibile dire che un movimento civico, dal momento che lei è stato il leader e l'ideatore di Noi Aversani, ha vinto queste elezioni? È possibile dirlo in quanto civicamente abbiamo improntato una lunga riflessione che viene da lontano sul piano della prospettiva di questa città e in questo poi l'alleanza sicuramente si è messa a regime perché c'erano dei punti di partenza che potevano chiaramente condividersi rispetto alla possibilità e alla necessità di cambiare in questa città, riportare è quello che abbiamo detto in questa città al centro del dibattito politico, cioè parliamo di cultura, parliamo di grandi contenitori, parliamo della prospettiva di una città che deve essere riordinata sul piano anche delle infrastrutture, dei servizi, cosa che in lunghi anni non si è riusciti a realizzare. Probabilmente il risultato è scritto in queste cose che abbiamo anche detto. Nei mesi passati, negli anni passati, sulla necessità di dar voce ai cittadini quali aspirano a vivere una condizione di maggior vivibilità, di maggior, ma semplici cose, insomma, oltre naturalmente anche i progetti che abbiamo messo a sistema nelle cinque schede che abbiamo ipotizzato come programma elettorale. Ci sono piccole cose, ci sono grandi scenari di prospettiva, se riusciamo a mettere su quell'idea di Aversa capace di programmare sul proprio territorio, non solo, ma anche sul piano più generale, compreso la individuazione della città come città capofila dell'Agro Aversano, questa è una programmazione europea e immaginata. Quindi piccole cose che sono le necessità e i bisogni quotidiani dei cittadini di poter vivere in un contesto dove si è puliti, si è in condizione di parcheggiare la macchina senza pagare il balzello in tutte le occasioni possibili, compresa la domenica, insomma, il campo profughi deve essere riportato a quella che è l'originaria destinazione, cioè un posto dove evidentemente si può, anziani, giovani, atleti possono avere un momento di organizzato a supporto della loro aspirazione. Ho visto gli anziani l'altra sera al campo profughi e questo mi si raccomandava. Quello diventa dopo le 8 il luogo dove succede di tutto, la città non può stare a guardare oppure stare a registrare la difficoltà, deve reagire e deve procurare che questi contenitori diventano luogo dove sicuri, dove si può in qualche modo portare i bambini a parcheggiare anche dopo le 8 di sera. E a proposito di progetti, visto che lei ha parlato di progetti, i progetti che sono stati recentemente varati dall'amministrazione uscente, quali per esempio quello relativo alla spesa di 290.000 euro e passa per Parco Grassi e Parco Bassamo, lei pensa di rivederli o li farà attuare così come sono stati proposti? Ma io ritengo che noi dobbiamo fare riferimento a degli atti di programmazione, di modo che gli ambiti di questa città devono essere in qualche modo riorganizzati, lo diceva Vittorini allorquando si è definito il piano, è una grande città adesso, non è più diciamo, nelle proporzioni di qualche tempo fa. Noi abbiamo necessità di recuperare le periferie, di riordinarle, di riorganizzarle anche con delle postazioni amministrative, così come Vittorini ha ipotizzato nel PRG. Beh, quei luoghi possono essere non solo dei luoghi dove si è diciamo, a portare i bambini o a trascorrere qualche ora in maniera tranquilla, ma possono essere anche il baricentro per una strutturazione territoriale che dia, per esempio, alla zona dietro la stazione risposte in termini organizzativi, insomma, voglio dire. Anche i contenitori, così come sono stati realizzati, possono essere utilizzati e devono essere utilizzati non solo per ricevere e accogliere gente che vuole magari passare un'ora in maniera tranquilla, ma anche degli uffici che possono preordinare nei diversi ambiti una risposta a necessità e bisogni. Non è pensabile che tutto si sposti dalla periferia a Piazza Municipio, in quegli uffici, senza immaginare un decentramento amministrativo. Questo non l'abbiamo detto durante la campagna elettorale, ma sono tanti aspetti che avremmo dovuto elencare tantissimi, abbiamo finito cinque schede che danno un ordine di carattere generale, ma sul piano delle cose da fare abbiamo le idee molto più chiare di come evidentemente quelle schede che molto tecniche hanno potuto spiegare alla città.
abbiamo delle buone idee, abbiamo dei convincimenti forti, quindi io presumo che anche il consenso che è venuto in questa campagna elettorale è il consenso originato non dall'appartenenza, ma dall'idea che siamo riusciti a trasmettere all'opinione pubblica. E parlando di città. Certo. E tornando al discorso che il Movimento Civico è riuscito a coagulare poi la politica, ecco, c'è fra i cittadini una domanda: in che modo si segnerà la discontinuità o la continuità con la precedente amministrazione? Ci sarà? La discontinuità per quanto mi riguarda è culturale, nel senso che io presupporrò di immaginare insieme ai cittadini, naturalmente anche con rappresentanze territoriali che vanno al di là della rappresentanza in Consiglio Comunale o aiuteranno la rappresentanza in Consiglio Comunale a decidere insieme la prospettiva di questa comunità, perché una grande città, una città moderna, una città del futuro non la si descrive facendo discorsi dal punto di vista degli apparati, ma coinvolgendo la gente e persuadendo a partecipare ai processi decisionali. Il volontariato democratico, quello che in qualche modo può dare anche la sua voce in determinati organismi che dovremmo strutturare e dovremmo immaginare come equipollenti delle strutture, quelle partitiche e quelle amministrative regolarmente elette in rappresentanti. Insomma, dobbiamo fare un'operazione dove la città deve partecipare a questo grande processo di rinnovamento, di riorganizzazione della stessa, e naturalmente siamo persuasi che se nel giro di pochi mesi, nei primi questi fatiti di 600 giorni, riusciamo a rendere palese e chiara la nostra idea, io penso che questa città si avvia verso un futuro molto più prossimo di com'è. Io ho detto una cosa anche nelle periferie: non mi chiedete di sostituire la lampadina oggi, non chiedete che in vincenza della campagna elettorale si faccia delle prestazioni nelle periferie dove c'è necessità e c'è bisogno. Io il giorno 9 sarò da queste parti, verificheremo fatto per fatto circostanze, anche quelle più semplici. Non può continuare ad essere la discontinuità in questo senso, che l'università, quella di architettura, diventi un problema per quell'ambito di teoria. Invece di essere una risorsa, ecco, dobbiamo cambiare questo schema, intendere anche i grandi contenitori non come partendo dal dato di chi è il proprietario, ma di che cosa potrà portare in termini di utilizzo usufruibilità da parte della cittadinanza. Alcuni, quando vediamo la Texas sul piano, dicevo, dell'università, della facoltà di architettura, quella diventa un problema quando dovrebbe essere una risorsa non solo dal punto di vista della partecipazione attiva ai processi di sviluppo della città, ma dovrebbe essere anche un indotto di valore all'interno della comunità del borgo. Diventa un problema perché, non essendoci parcheggi, il commercio da quelle parti soffre maledettamente dei giovani che arrivano, parcheggiano la macchina e poi vanno a studiare. Questo è un fatto che non può continuare ad essere. Dobbiamo trovare soluzioni a questi piccoli problemi che danno naturalmente la condizione dell'università, che è funzionale alla città non solo dal punto di vista dell'elaborazione progettuale, ma anche come valore aggiunto come possiamo dire, possibilità per l'imposto di avere maggior vantaggio la presenza di tanti giovani la mattina e di pomeriggio. Quindi in effetti una discontinuità di pensiero dalla precedente amministrazione. Discontinuità culturale, a mio avviso, la gente deve stare, deve capire, deve darci lo stimolo, deve condividere, e penso che per fare questa operazione, io penso che il risultato che è venuto mi pare che sia stato percepito come possibile scenario di prospettiva a quella di questa amministrazione che maturerà nei prossimi giorni. Parlando sempre di discontinuità, gli assessori uscenti troveranno spazio nel suo esecutivo? Ma io penso che gli uscenti o di entrambi noi dobbiamo fare un'operazione ancorata a quel parametro che dicevo. I partiti devono organizzare delle loro rappresentanze che siano in coerenza con questa prospettiva, il meglio che può passare per filtrare all'interno dei partiti per questo progetto. Perché se non dovesse essere questa, abbiamo perso noi un poco di tempo, noi partiti, movimenti, compreso noi avversari, e perderebbe un'ulteriore possibilità la città di Aversa. Noi penso che l'accordo che è stato ha fatto sicuramente leva su questo accordo, la possibilità di questo accordo di dire: ripartiamo con il piede giusto, ridiamo fiato e voce a coloro i quali non l'hanno avuto in questi mesi, in questi anni, e diamo principalmente rispondere a una grande città che, per la verità, organizzativamente non ha le condizioni della grande città. Quindi questi sono i parametri intorno ai quali dobbiamo costruire anche gli esecutivi.
Quindi non penso che ci sia da fare il distinguo tra vecchi e nuovi, ma la nuova città che vogliamo e gli uomini più adatti a realizzarne le condizioni. Ma c'è già un'idea di quali saranno questi uomini o non ancora? Non ancora, perché chiaramente noi non abbiamo fatto nessuna, quello che l'ho detto anche giorni fa, nessuna intesa sugli organigrammi, nessuna riflessione sulle spartizioni. Abbiamo detto siamo d'accordo, siamo insieme, partendo da premesse molto diverse, e l'abbiamo detto in tante circostanze pubbliche, le premesse diverse quali sono state, sui parcheggi, sul modo di intendere anche la programmazione per più Europa. Dobbiamo fare questo sforzo di sintesi, non è la posizione mia in disordine con qualcun altro, ma è l'idea complessiva che ci deve vedere protagonisti per davvero nel futuro di questa città. E chiaramente le aspirazioni anche sia assessorili che di prospettiva politica, che valgono per Aversa e l'intera comunità provinciale, io penso che Aversa anche in questo debba poter dire la sua con autorevolezza, e quindi chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di costruire leadership lo facesse, lo può fare, perché creeremo tutti i presupposti per poter dire ad Aversa e nella comunità provinciale che noi siamo sicuramente ad aspirare ad essere i primi per modello organizzativo, per città che va verso il terzo millennio e con i giovani al fianco, che ne abbiamo anche percepita le aspirazioni e le sollecitazioni in questa lunga campagna elettorale, perché ci sono state tante le occasioni dove ci siamo confrontati con candidati che hanno in qualche modo coinvolto i giovani, noi stessi che abbiamo procurato una bella riflessione e c'erano tanti ragazzi a dire ok, abbiamo fiducia in te, vediamo che sei capace di fare, e noi non deluderemo né i giovani, né la città, né evidentemente noi stessi, perché il nostro impegno in questa proiezione di dinamica, di lavoro, di riscontro alla parola data, la parola che abbiamo assunto, l'impegno che abbiamo assunto con l'elettore di questa città è di far quello che abbiamo detto, cioè i fatti che abbiamo detto, noi penso e sono convinto riusciamo a realizzarlo.